Non le saprei dire in proposito. Come magistrato ho una certa ritrosia a dire le cose di cui non sono certo. Questa vicenda che riguarderebbe i suoi rapporti con Berlusconi è una vicenda che la ricordi o non la ricordi, comunque è una vicenda che non mi appartiene. Non sono io il magistrato che se ne occupa, quindi non mi sento autorizzato a dirle nulla. L'ultima intervista di Paolo Borsellino prima di morire, rifiutata da tutti i TG Rai e trasmessa a nottetempo da Rai News 24 solo il 19 settembre 2000, in cui il giudice antimafia parla di indagini sui rapporti fra Berlusconi, Marcello Dell'Utri e il cosiddetto stalliere di Arcore, il mafioso Vittorio Mangano. Travaglio ne fa una questione centrale del suo libro e Luttazzi, senza esitazioni, decide di invitarlo in trasmissione per parlarne, di vicende di cui nessuno vuole parlare. Ritorniamo alla sera della registrazione. Travaglio viene convocato alle 20. Lo accolgono Freccero e la sua assistente, Enza Gentile. Pensa di incontrare anche Luttazzi, spera di potergli parlare prima di sedersi davanti alle telecamere, di accordarsi sulle cose da dire e su quelle da non dire. Ma il conduttore arriva solo pochi minuti prima. Entra di corsa, gli dà una pacca sulla spalla, gli dice: "Ci vediamo dentro". È la prima volta che si incontrano, che si parlano. Pochi secondi. La seconda, destinata a cambiare le vite di entrambi, sarà direttamente davanti alle telecamere, come due acrobati senza rete. Ho letto questo libro d'un fiato, è veramente molto interessante, l'hai scritto con Elio Veltri, che è membro della Commissione Antimafia e Giustizia, e Origini e misteri delle fortune di Silvio Berlusconi. Questa in effetti è una cosa che non so gli altri italiani, non so i giornalisti italiani che non ne parlano mai evidentemente, ma io mi sono sempre interrogato su questo mistero. In questo libro si parla di documenti, ci sono dei documenti che andrebbero spiegati se in Italia le interviste contemplassero delle domande. Il problema è che in Italia abbiamo inventato questo genere letterario dell'intervista senza domanda, almeno quando il politico è l'ospite. E quindi nessuno lo chiede, ma è una domanda legittima. Qui c'è un dirigente della Banca d'Italia che viene incaricato dalla Procura di Palermo di fare una perizia. Giuffrida. Esatto. Alla fine della registrazione, Travaglio ha un appuntamento a cena insieme a due ospiti. Sono Curzio Maltese e il regista Paolo Sorrentino. Con i due amici si confida sull'esperienza appena vissuta. È preoccupato. Ha la chiara sensazione che l'intervista non potrà mai andare in onda. Troppo esplicito il contenuto, troppo incandescente la materia per un paese che si accinge a entrare in campagna elettorale. Nello stesso momento anche Luttazzi è pensieroso. Come prima cosa chiama Freccero per chiedergli se la chiacchierata con Travaglio avrebbe mai visto la luce. Certamente, Travaglio non ha fatto altro che raccontare i documenti del suo libro, risponde il direttore. Freccero è un visionario, un puro sangue della televisione, fiuta lo scoop, ma non può immaginare, nemmeno lui, che il giorno dopo si troverà davanti a una delle scelte più difficili della sua carriera. A mezzanotte, dopo l'intervista che Luttazzi fa a Travaglio, mi chiamano a mezzanotte tutti quanti dicendo: "La tua carriera è finita". Sai, la televisione bisogna farla come se fosse l'ultimo giorno. Comunque io ricordo, sì, la violenza fu veramente molto forte. E devo dire che la cosa che mi ha impressionato di più è lì che è iniziato veramente. E come anche una parte del centro-sinistra fosse veramente complice di questa cosa. È mercoledì, il giorno della messa in onda. Il consiglio di amministrazione della RAI chiama Freccero per avere rassicurazioni sul contenuto della puntata. Ordinaria amministrazione, succede tutti i mercoledì dopo lo scandalo delle mutandine di Anna Falchi. Il CDA, che ha ancora una forte impronta democristiana, è ostacolo facile da superare per un uomo astuto come Freccero. Niente sesso né coprofagia stavolta, dice il direttore. Tutti soddisfatti dall'altra parte e la telefonata si chiude subito. Qualcuno però nel frattempo ha avvisato l'entourage di Berlusconi di quanto è accaduto in registrazione e del fatto che nessuno sia corso ai ripari. Un paio d'ore prima della messa in onda si mobilita addirittura il cavaliere in persona. Con grande cortesia e voce estremamente calma, Silvio Berlusconi chiede a Freccero di cancellare la messa in onda di Satiricon. Promette riconoscenza eterna. Con grande cortesia, Freccero rifiuta. Con grande cortesia, i due si salutano. E alle 23 in punto, con sorpresa di Travaglio, parte la sigla di Satiricon.
Una media di 2.332.000 spettatori vede la puntata di Satiricon. L'intervista di Travaglio parte sotto i 3 milioni e finisce con un picco di 3 milioni e mezzo. A questo punto io mi chiedo in che paese viviamo, ma comunque volevo ringraziarti perché davvero tu, facendo questo libro e parlando come fai, dimostri di essere un uomo libero e non è facile trovare uomini liberi in questa Italia di merda, devo dire la verità. Mi veniva in mente una cosa. Sì. Quel governatore della Pennsylvania che un giorno si presentò in televisione e si infilò la canna di una pistola in bocca e si sparò. Credo che tu stasera no, non lo farei mai. Avresti fatto molto prima. No. Nel backstage di Satiricon, appese a un pannello di sughero, ci sono una serie di Polaroid. La produzione ne scatta una a ogni ospite e chiede una dedica. Su quella di Travaglio c'è scritto «Ecco un teppista quasi paragonabile a te». Uno che, con quel che dirà, anticiperà la chiusura di Satiricon. Esistono paesi che hanno società tutt'altro che perfette, come gli Stati Uniti, in cui l'informazione viene concepita come un sano contrappeso del potere politico. Ci sono i candidati e ci sono i giornalisti che fanno loro pelo e contropelo, spulciano qualsiasi cosa del loro passato e del loro presente, ne smontano qualsiasi presunzione di invincibilità e soprattutto informano gli elettori su chi si stiano accingendo a votare. L'Italia non è pronta per una prospettiva di quel tipo. E quella puntata di Satiricon, cari amici di Destini Incrociati, si rivela un vero casino. Quell'intervista è davvero un punto di svolta. Paradossalmente, o forse no, non lo è per Silvio Berlusconi, il soggetto della chiacchierata. Lo è, e in direzioni opposte, per i due protagonisti. Solo pochi minuti dopo la fine del programma si mette in moto una macchina potentissima. Bossi, Casini, Letta, Bonaiuti, Buttiglione, Pisanu, Scajola, Tremonti, cioè lo Stato Maggiore della Casa delle Libertà, riceve l'ordine di disertare tutti i programmi Rai. Lo faranno per ben... va bene, per due giorni, via. Casini, intanto, chiede ufficialmente le dimissioni di tutto il CDA Rai. Su Rete 4, Emilio Fede, indignato, ospita Mario Petrina, presidente dell'Ordine dei giornalisti. Petrina imputa a Luttazzi un esercizio abusivo della professione giornalistica e preannuncia per Travaglio un procedimento disciplinare per lesa deontologia. Nella campagna elettorale del 2001 nessuno ha osato parlare dei processi di Berlusconi, hanno osato parlarne un comico, Luttazzi, in una puntata dove io ero ospite della sua trasmissione Satirico, ne ha parlato Michele Santoro e ne ha parlato Enzo Biagi. E infatti questi tre soggetti sono stati cancellati dalla televisione perché di questo problema non bisognava parlare. Satiricon viene sospeso per una settimana, riprende, poi viene chiuso definitivamente poco dopo. Viene attaccato da destra, ma anche da sinistra e dal centro. Anche i grandi nemici di colui che viene definito da Nanni Moretti il Caimano avvertono una minaccia in quel modo disinvolto e diretto di fare informazione, un pericolo per un consolidato status quo. Silvio Berlusconi vince le elezioni, ha una maggioranza schiacciante, polverizza il pallido rivale del centro-sinistra Francesco Rutelli e governa per 5 anni, dal 2001 al 2006. Travaglio da quella sera esce definitivamente dall'anonimato e diventa un'icona dell'opposizione. Proprio lui, un convinto anticomunista, diventa il simbolo di ciò che proprio il centro-sinistra non sembra più in grado di essere. Nemmeno nei momenti più drammatici e incresciosi del secondo governo Berlusconi, come i fatti del G8 di Genova, che funestano il luglio sempre del 2001. Per Luttazzi, invece, la parabola è inversa. Radiato dalla televisione, riceve addirittura minacce fisiche e private. Cerca di lavorare ancora, ma fuori da quei pochissimi teatri che ancora gli procurano qualche data, è costretto a farsi scortare dalla polizia. Sconfitto ripara in Spagna, a prepararsi senza sosta per un ritorno che sembra non avvenire mai. Una vicenda che appartiene al passato? Forse no. Solo qualche tempo fa Carlo Freccero, tornato in Rai come direttore di Rai 2, ha dichiarato di voler riportare Luttazzi in televisione, volando fino a Valencia per convincere il vecchio amico. Il tempo dirà se si tratta solo di un lodevole gesto simbolico che andrà a chiudere un cerchio o se il conduttore romagnolo ha ancora qualcosa da dare in uno scenario televisivo e politico completamente cambiato
e forse proprio per questo ancora disperatamente bisognoso della sua carica satirica. Chiudiamo con qualche dato economico, perché alla fine è quello il titolo della nostra puntata e del libro di Travaglio, L'odore dei soldi, no? Berlusconi e il suo imponente pool di avvocati nel corso degli anni hanno presentato 8 denunce contro Travaglio e Luttazzi che sono sfociate in altrettante cause civili. Hanno chiesto al giornalista e al conduttore 140 miliardi di lire di danni. Praticamente sarebbero 70 milioni di euro. 8 denunce, 140 miliardi. Bene, le hanno perse tutte 8. Questa puntata di Destini Incrociati è stata scritta da Simone Spoladori, sound design di Sara Varicchione e Francesco Campeotto, produzione Ilaria Villani, in esclusiva per gliascoltabili.it. Se vi siete divertiti, se vi è piaciuta la puntata, mettete un mi piace su Spreaker, iTunes e scriveteci una recensione. Abbiamo bisogno del vostro supporto. Alla prossima, da Giacomo Zito.